Nel penultimo impegno casalingo della stagione il Giulianova impatta per 3-3 nella sagra del gol del Fadini al cospetto di un Matese mai domo. I giallorossi già salvi e con la testa alla prossima stagione hanno giocato molto bene per un'ora portandosi sul 3-0 prima di subire il ritorno ospite. Tante le emozioni nel caldo pomeriggio giuliese. Pronti via e al settimo giallorossi già avanti con il gol di Massetti che ribadisce in rete dopo la respinta difettosa di Kuzmanovic sul tiro di Paudice. Proteste campane perché il direttore di gara aveva segnato in precedenza la rimessa con le mani al Matese e non al Giulianova che ha invece rimesso il pallone in gioco. Proteste inutili con il direttore di gara che convalida il gol. Al primo affondo così Giulianova già avanti con gli ospiti che reagiscono subito al nono minuto con Abre Santos che imbeccato in area gira al lato. Ritmi alti al Fadini nonostante il gran caldo con i padroni di casa al decimo ad un passo dal raddoppio con la conclusione di Barlafante che fa terminare la sfera sulla parte superiore della traversa. Al quarto d'ora ancora Giulianova pericoloso con Paudice che chiama il portiere ospite alla respinta. Dominio abruzzese con Barlafante al diciottesimo vicino al 2-0 con la difesa campana che riesce in qualche modo a salvarsi. Matese in difficoltà e che dopo qualche minuto di apnea si rivede al 24esimo con un tiro di Vodopivez di poco sopra la traversa. Al 33esimo arriva però il gol del raddoppio giuliese grazie ad una rete di ottima fattura di Danna che dai 30 metri mette la palla all'incrocio dei pali. Grande l'esultanza in casa giallorossa con i ragazzi di Bitetto davvero ispirati al cospetto di un Matese opaco e che cerca di riaprire la gara al 35esimo, ma la punizione di Barone trova la risposta di Di Mango. Gara divertente con la squadra di Bitetto scatenata e al 38esimo vicino al tris con Barlafante che in area scarica su Kuzmanovic che salva. Nel secondo tempo si riparte su ritmi più blandi con Paudice che però all'ottavo minuto in area campana fa tutto bene sbagliando poi però la più clamorosa delle occasioni. Un minuto dopo lo stesso attaccante giuliese viene atterrato in area e si procura un calcio di rigore che trasforma spiazzando Kuzmanovic per il gol del 3-0. Gara che sembra finita ma non è così. La reazione degli ospiti è infatti immediata. Al 14esimo Galesio in area giallorossa conclude sull'esterno della rete. Un minuto dopo il neo entrato Felici a mettere la sfera alle spalle di Di Mango per il 3-1. Ci credono i campani con Abre Santos che al 20esimo chiama Di Mango al salvataggio in corner. Tira il fiato la squadra di Bitetto che subisce così il 3-2 di Galesio che supera Di Mango con una conclusione beffarda riaprendo così una gara che sembrava chiusa. Cala il Giulianova e gli ospiti attaccano con Di Uovo che così al 37esimo è più lesto di tutti a mettere in area giuliese la palla alle spalle di Di Mango. Poi più nulla con il 3-3 che soddisfa sicuramente più gli ospiti. Questo 3-3 finale che vi soddisfa innanzitutto? Beh, per come si era messa la partita non può altro che soddisfarci perché come hai detto giustamente lei, fino al 60esimo abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto soprattutto le iniziative della squadra avversaria, diciamo che non abbiamo avuto proprio un approccio come abbiamo fatto di solito nelle ultime partite, un ottimo approccio. Un po' la situazione del primo gol. Ecco, vogliamo spiegare che cosa è successo nell'azione che poi ha portato al primo gol del Giulianova? Che l'arbitro ha indicato col braccio fallo laterale a favore nostro. Noi abbiamo dormito invece di andare a prendere la palla. Il giocatore del Giulianova molto sveglio, ha battuto così senza guardare quello che aveva fatto l'arbitro. L'arbitro poi ha fatto continuare, noi fermi e abbiamo preso il gol. Questo ci ha innervosito, ma non toglie assolutamente i meriti al Giulianova perché forse da questo episodio è scaturito un primo tempo veramente al di sotto delle nostre possibilità e delle mie aspettative. Un'ora di grande Giulianova, poi si è spenta la luce, cosa è successo? Il caldo? Vabbè, un po' il caldo, un po' perché siamo anche corti nel senso che a noi mancavano i due squalificati, Caso e De Cerchio, e sono due titolari, però poi si accorcia pure la panchina, per cui quando c'era bisogno magari di un ricambio più consistente, perché quelli che sono entrati tra l'altro hanno fatto bene ma in ruoli che non erano neanche loro, per cui bisogna oltretutto anche ringraziarli, solo questo, perché poi è stata una bella partita, cioè, noi ci tenevamo a fare una bella partita nella riapertura della,
dei tifosi sugli spalti e credo che loro si sono riconciliati bene, non solo verso, e sapevamo benissimo, i colori sociali del Giulianova, ma anche con guardando una bella partita. In vista del prossimo torneo ci sono le possibilità per ripartire dalla panchina del Giulianova o è ancora prematuro per dirlo? Ma no, è prematuro per tutti. Non è vero che gli altri si stanno già preparando, anche perché questa è già stata un'annata abbastanza complicata per tutti, per cui bisognerà prima smaltire quest'annata e poi cominciare a valutare anche la successiva. E poi dipende sempre dalle società, no? È sempre la società che decide, mette sul piatto magari quelle che la programmazione, la possibilità di fare il campionato il prossimo anno e poi se ne discute.